Allora, ciao a tutti. Ecco, quello che vi volevo far vedere oggi è come si lavora il punto coccodrillo. Il punto coccodrillo sarebbe questo. Io sto facendo una copertina per una bimba, per una neonata. Mi è piaciuto molto perché l'ho visto, che con questo punto si possono realizzare, diverse cose. Ad esempio, ho visto, ormai il periodo è finito, però, ho visto fare gli alberelli di Natale. Dopo poi messo a conino vengono dei bellissimi alberelli. Tutti i modi è un punto che si può, ero curiosa, non l'avevo mai fatto, ho detto adesso lo voglio provare a fare, è molto bello. Dunque, questo è il punto coccodrillo, vi faccio vedere come si può realizzare. Allora, innanzitutto noi partiamo con delle io non ve lo faccio vedere qua perché sarebbe troppo lungo la lavorazione, vedete? Perché il percorso è troppo lungo. Vi faccio vedere un pezzettino, dunque lo inizio da capo, però il risultato è questo. Allora, innanzitutto facciamo delle catenelle. Allora, quante catenelle possiamo fare? Facciamo, a seconda del lavoro che vogliamo, un multiplo di 5. Ecco, io ho fatto 30 catenelle. Adesso lavoriamo una maglia alta, però saltiamo 5, cioè andiamo a lavorare nella quinta catenella. Dunque saltiamo 4 catenelle a partire dall'uncinetto, 4, e noi andiamo a lavorare la maglia alta nella quinta. Ecco, andiamo a lavorare nella quinta. Poi facciamo 2 catenelle. E facciamo, saltiamo 2 catenelle sotto e facciamo una maglia alta. 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle sotto e facciamo 2 maglie alte, dove qua verrà lavorato poi il punto coccodrillo, proprio su queste 2 maglie alte. Allora, 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle sotto e facciamo una maglia alta. 2 catenelle, saltiamo le 2 catenelle sotto e facciamo 2 maglie alte, così fino alla fine. Ecco, in pratica dobbiamo finire il lavoro così. Allora, è un multiplo di 5 che noi facciamo per avere un'idea di quante catenelle fare all'inizio, perché vengono fatte 2 maglie alte, saltate 2 catenelle, poi una maglia alta, e questo è un 5 in pratica. 2 maglie alte sono 2, 2 catenelle sono 4 e la maglia alta sono 5, dunque sono multipli di 5. E bisogna, quando facciamo questo lavoro qua, bisogna stare molto attenti, devono esserci sempre 2 punti alti e un punto alto, 2 punti alti e un punto alto. In pratica noi non so se si vede bene, vedete il retro della nostra copertina? È come se fosse un giro tutto a rete. E poi sopra viene fatto il punto coccodrillo. Ecco, arrivati a questo punto, che abbiamo fatto il nostro, abbiamo finito tutto il nostro giro del lavoro. Allora noi adesso prendiamo il lavoro per in verticale così e andiamo a lavorare. Vi faccio vedere qua, prendendo, vedete, l'uncinetto qua. In mezzo a questi due, i due bastoncini delle maglie alte, e andiamo a lavorare qua dentro in questa maniera 5 maglie alte. Allora, per fare meglio, farvi capire meglio, io piego, vedete, il lavoro qua a metà, in maniera, vedete che c'è il bastoncino dove dobbiamo fare le 5 maglie alte. Allora, lo piego così. Così si capisce meglio. Ecco, prendete sul filo e fate una, due, cinque maglie alte. Poi qui facciamo o una o addirittura 2 catenelle, dipende voi cosa vi piace.
Qua ad esempio, qua vedete, io ho fatto una catenella sola, qua. Vedete, si nota di più. Dunque, se lo volete fare più lungo, se volete fare più lungo, ecco, basta fare 2 catenelle. Allora, io per ora qua ho fatto 2 catenelle, tanto per farvi vedere. Adesso vedete che il lavoro gira da solo. Nell'altra maglia alta, nell'altro bastoncino della maglia alta che avete qui, in questa maniera qua, vanno fatte le altre catenelle, le altre 5 maglie alte. Dunque, prendiamo sul filo, vedete, e lo fate passare al suo interno. Poi potete anche appoggiare il lavoro così, in maniera che riuscite meglio a fare le 5 maglie alte per finire il punto coccodrillo. Ecco, vedete come è venuto grande il buco qua? Ad esempio a me piaceva nell'altra, l'ho fatto più piccolino, l'ho fatto di 1 catenella. Qua viene veramente molto grande. Il prossimo lo facciamo di 1 catenella. Arrivati a questo punto, vedete che avete il vostro lavoro qua? Andrete a fare una maglia bassissima sulla maglia alta, quella da 1. Così si ferma, ecco, vedete, così, in questa maniera qua. In pratica, in questa maniera è stato fatto il primo punto coccodrillo. Adesso da qui facciamo la stessa identica cosa. Giriamo il lavoro, vedete, tutta una questione di girare il lavoro. Girare il lavoro orario. E qui abbiamo le 2, vedete? Dunque, andrebbe lavorato qua. Casomai lo piegate così, vedete che così riuscite bene a capire. Prendete sul filo e lavorate nel bastoncino che vi siete aperti. Allora, sono sempre 5 maglie alte. Una. Stavolta io faccio 1 catenella sola perché mi piace di più. Vedete che poi pian pianino il lavoro gira da solo. Arrivati a questo punto, l'altro mezzo punto coccodrillo è da fare qui. Di conseguenza girate sempre il lavoro maniera oraria, sempre così verso destra, piegate il vostro lavoro così vi ritrovate e capite bene dove dovete passare e fate gli altri 5 punti alti. Ecco, vedete l'altro punto coccodrillo, vedete il filo, questo è con 2 catenelle, vedete com'è rimasto abbastanza grande, questo invece è 1 catenella, mi piace di più. Allora, bisogna ricordarsi, bloccarlo, vedete, prendete sempre dove lo bloccate, nella maglia alta, quella singola, e fate una maglia bassissima. Vedete qua, è la maglia alta, e ci andate a fare una maglia bassissima. Ecco, qua ci sono altre 2 barrettine, ci faremo un altro punto coccodrillo. Dunque, sempre girate il lavoro orario, io lo piego sempre così mi rimane la barrettina proprio dove devo inserire, senza, così non ho paura di sbagliarmi, prendo sul filo e faccio il punto alto e ne farò 5. Qua all'inizio del nostro lavoro pratica sono stati fatti 2 punti alti, dunque lì faremo un altro punto coccodrillo. Adesso bisogna tornare indietro. Per tornare indietro bisogna fare sempre questa rete che abbiamo fatto al di sotto e prepararci per lavorare il punto coccodrillo. Allora, arrivati a questo punto, facciamo un punto basso proprio al centro del nostro punto coccodrillo. E poi qua faremo, vedete che qua prima c'erano le 2 barrette, qua verrà fatta 1 barretta. Allora, di conseguenza, per fare una barretta facciamo 3 punti alti, 1 2 3, che sarebbe il nostro punto alto, poi le 2 catenelle, 1 2, per poi andare a fare i nostri 2 punti alti qua. Come vedete, andate a prendere un po' sul retro del lavoro
pratica vedete dove viene fatto il punto alto. Qui. Non qua davanti, ma sul dietro. Ecco. Qua vengono fatti due punti alti. Perché così il prossimo punto coccodrillo verrà lavorato qua in centro. Vedete? E poi viene nella rete dove c'era il punto, un punto alto solo, ce ne verranno due. Facciamo due punti a 2 catenelle e un punto alto al centro del nostro punto coccodrillo. Ecco, così abbiamo finito tutto il giro. Adesso e noi ci fermiamo qua al centro con una maglia alta. Arrivati a questo punto, facciamo la lavorata del punto coccodrillo all'interno di queste due maglie alte. Dunque facciamo 5 maglie alte. Come vi ho già detto, io prendo il lavoro così. Ecco, così lo trovo subito e faccio 5 maglie alte. Una catenella, poi giriamo sempre il lavoro in senso orario e nell'altra maglia alta lavoriamo le altre 5 catenelle e le altre 5 maglie alte. E 5. Poi tiriamo su il lavoro, ecco, e andiamo a fare la maglia bassissima nel punto alto. Che è da solo. Ecco, in questa maniera qua il giro sarà ci verranno 3 punti coccodrillo. Adesso lavorate gli altri 3 punti coccodrillo. Ecco, ne ho fatti 3 e andate a fare il punto basso sulla maglia alta che abbiamo sotto, che poi è un gruppo di 5 catenelle, se vi ricordate. Ecco. Ed è così. Il prossimo sarà di nuovo con 4 punti coccodrillo. Dunque noi qui andiamo a fare, qui andremo a fare 2 maglie alte. Dunque facciamo 1, 2, 3 catenelle, facciamo un'altra maglia bassa, un'altra maglia alta sempre lì, ecco, e qua verrà lavorato il prossimo punto coccodrillo. 2 catenelle e poi andiamo come solito al centro. 2 catenelle e andiamo, e qua facciamo 2 maglie alte così fino alla fine. Ecco, alla fine faremo 2 maglie alte qua in fondo e qui lavoriamo il punto coccodrillo. Di conseguenza all'interno faremo 5 maglie alte, così completate con 4 punti coccodrillo. Ecco, così è finito anche il terzo giro e così via via andando su. E, come potete vedere, vi faccio vedere anche qua, dietro viene una rete. Allora, a me questo punto è piaciuto moltissimo perché con poco è abbastanza lavorato, però con poco mette allegria e si può utilizzare in diversi modi. E dopo gli date poi una bella stiratina. E niente, questo è tutto, spero che sia stato interessante e vi invito a iscrivermi al mio canale YouTube perché farò altri video e vi ringrazio per avermi seguito e ciao al prossimo tutorial.